Fra i pochi ad aver preso le difese della Casa Comune Europea in mesi difficili di muri che si ergono del ritorno agli egoismi nazionali, Papa Francesco ha ricevuto in Vaticano il premio Carlo Magno, assegnato ogni anno a personalità ed istituzioni che si sono distinte per lo spirito europeista. A consegnarlo a Roma i vertici delle istituzioni comunitarie. Se vogliamo pensare le nostre società in un modo diverso, abbiamo bisogno di creare posti di lavoro dignitoso e ben remunerato, specialmente per i nostri giovani. Ciò richiede la ricerca di nuovi modelli economici più inclusivi ed equi, non orientati al servizio di pochi, ma al beneficio della gente e della società. Un'Europa. Crisi economica, disoccupazione e poi la disillusione soprattutto tra i giovani rischiano di minare le basi della costruzione comunitaria che oggi necessita di ritrovare le proprie origini. Sogno un'Europa che si prende cura del bambino, che soccorre come un fratello il povero e che arriva in cerca di accoglienza perché non ha più nulla e chiede riparo. Sogno un'Europa in cui essere migrante non è delitto, bensì un invito a un maggior impegno con la dignità di tutto l'essere umano. In una lettera inviata alla stampa europea, Jean-Claude Juncker e Martin Schulz chiedono ai politici nazionali di prendere l'esempio dal Papa e di difendere lo stile di vita e i valori europei.